Questa notte una bellissima storia del cinema coreano, si intitola Viaggio nel cinema coreano, appunto, è una storia raccontata attraverso cinque personaggi chiave, cinque registi importanti per capire il cinema coreano di oggi. Il documentario racconta la storia appunto del cinema coreano attraverso questa testimonianza in un viaggio che è cronologico rispetto a degli eventi importanti, l'invasione del Giappone, la guerra delle due Coree, lo sviluppo economico, tutto questo appunto raccontato con le testimonianze dei registi, le immagini di repertorio e le interviste, in una sapiente regia di Leonardo Cinieri Lombroso, che appunto il cognome vi dice qualcosa, è un discendente del famosissimo criminologo dell'Ottocento Cesare Lombroso. E Leonardo ce l'abbiamo al telefono. Pronto Leonardo, ciao. Sì, buonasera. Ciao, come stai? Bene, voi? Molto bene. Noi siamo buonanotte, perché ormai per noi per buonanotte. Però buonasera significa però che sei elegante. Sei un ottambulo, no? Vuol dire che magari devi pure ancora cenare. La notte è giovane come quella di sabato scorso, perché al Cinema Odeon a Firenze c'è stata una bella notte horror con un film coreano, The Haunted House Project di Lee Chol-ha, all'interno di una rassegna arrivata alla sua nona edizione, il Florence Korea Film Fest, dove viene appunto presentato in anteprima anche questo tuo documentario. Quindi all'interno della rassegna sulle novità e sulle cose più notevoli ed insigni del cinema coreano, anche questo tuo documentario racconta gli ultimi 50 anni di questa prestigiosa industria del sud-est asiatico, che davvero riserva perenni sorprese, tanto per quanto riguarda lo stile quanto per contenuti che ovviamente per il nostro pubblico sono, per così dire, quasi inediti, perché rispecchiano una sensibilità abbastanza differente dalla nostra. Tu come ti sei avvicinato, Leonardo, al cinema coreano, sudcoreano naturalmente? Sì, sudcoreano. Mi sono avvicinato, guarda, in Italia non c'è una grande distribuzione del cinema coreano, se ne sa pochissimo, diciamo un cinema di nicchia. Io per caso, il film che sono arrivati, il primo che ho visto è stato di Kinky Duke, che si dice Kinky Doc, Ferro 3. Da lì praticamente è partita la mia quasi ossessione per il cinema coreano, perché mi è piaciuto da morire. Ah, pensavo per il golf. No, sì, è vero, perché c'è il golf, la mazza numero 3. No, però da lì è partito tutto l'interesse, e praticamente ho fatto una ricerca, ho scoperto che sia in Italia ce n'è pochissimo di informazione sul cinema coreano, in Europa non tantissimo, e allora a quel punto mi sono detto, perché no un documentario che introduce un po' il cinema coreano, che diciamo che è la base per capire qualcosa sia del paese sia della loro storia che del loro cinema. Tutto da lì è partito. Senti, ma questa appunto scelta, che come dicevi è un po' di nicchia, però cosa ti ha lasciato, insomma, questa esperienza anche di vedere una cultura così distante da noi? Cioè, ci sono dei punti in comune, o così distante così da poterla solo e esclusivamente ammirare? No, guarda, io sono partito senza sapere quasi niente e sono andato in Corea perché mi servivano delle informazioni, e ho scoperto questo paese, questa cultura che io conoscevo solo tramite i film. Infatti la prima esperienza è stata come entrare dentro un film, perché quando conosci un paese tramite un film tutto ti sembra cinematografico. Certo. Cioè, vedevo personaggi nelle metropolitane, ovunque, e tutti dicevano, oddio, quello di un film, quello di un altro. Però da lì io già conoscevo, insomma, tramite i film la Corea. Però quando sei lì hai una sensazione completamente diversa. Il primo impatto è strano, perché sai, loro sono una colonia americana, sono stati, nel senso colonia, sono praticamente nella divisione delle due Coree, la Russia e il comunismo ha preso il Nord Corea e l'America e l'economia, insomma, ha sviluppato il Sud Corea, perciò ti trovi una grande influenza americana. Loro si stanno un po' togliendo da quello. Allora, il primo impatto che è il cibo, perché comunque il cibo è molto forte a livello culturale, il primo impatto che hai diretto, ed è pazzesco, perché trovi anche delle cose non proprio simili, però hanno tante cose che si avvicinano alla nostra cucina. E la gente, ecco, loro vengono chiamati coreani, sono chiamati napoletani dell'Asia, ma perché sono simpatici, ecco, sono molto simpatici, molto espansivi, molto emozionali, e quella è una cosa che ho ritrovato, nel senso, anche come siamo noi, siamo un popolo emozionale, loro anche, infatti i loro film sono pieni di emozioni.
Senti, Leonardo, giusto perché vogliamo emozionare anche il nostro pubblico, vorrei fare ascoltare al nostro pubblico il trailer del tuo documentario che prevede tre di queste testimonianze di questi importantissimi registi. Ascoltiamolo insieme. Im Kwon Taek dice: ho debuttato nel 1961 e fino al 72 per circa 10 anni ho girato 50 pellicole, una media di 5 film all'anno, uno dopo l'altro. Park Kwang-soo invece racconta di quando studiava cinematografia e ho cominciato a girare cortometraggi, dice, ma proprio in un momento in cui il cinema coreano e la politica coreana soffrivano di una terribile fase di crisi. Lee Myung-se invece dice: mi sono chiesto cosa fosse in realtà il cinema e ho scoperto che fondamentalmente è libertà, come acqua che scorre. Quando scrivo la sceneggiatura non stabilisco mai uno schema o dei punti fermi. Fin dal principio scrivo in maniera fluida, così come viene. E chiaramente sono queste le testimonianze di alcuni dei protagonisti della storia del cinema del Sud Corea. Tra l'altro noi da poco abbiamo avuto ospite un maestro invece dalla parte italiana, Lizzani, che ci diceva che il cinema in realtà è l'arte della collaborazione. C'è qualcosa di simile nelle testimonianze che hai raccolto da questi grandi registi? Sì, non so Lizzani in che senso diceva la collaborazione, però sì, loro hanno, guarda, loro sono, la cosa che ho scoperto, loro intanto sono insegnanti delle università, perciò c'è una grande collaborazione con i giovani registi, loro seguono anche nella produzione le nuove leve e c'è una grandissima attenzione, perciò c'è un grande scambio tra i giovani e i maestri. Questo l'ho trovato molto bello, perché comunque questi ragazzi non vengono lasciati così allo sbando, ma hanno dei maestri che li seguono passo passo, soprattutto all'inizio, e poi naturalmente fanno la loro carriera. Perciò quello io sì, l'ho ritrovato e mi è piaciuto molto, molto. Con Leonardo Cinieri Lombroso torneremo a parlare fra pochissimo di cinema coreano, anche per scoprire quali siano i capisaldi appunto di questo cinema, per andare a scoprirlo per chi non lo conoscesse o invece per rinforzare la propria cultura cinematografica per coloro che volessero approfondire l'argomento, anche perché davvero il cinema racconta tantissime storie e quello di molte parti del mondo lo racconta davvero con una sensibilità molto particolare. Ancora con la musica di Effetto Notte, The Twilight Singers on the Corner. Questo viaggio intorno alle storie del cinema, abbiamo in linea Leonardo Cinieri Lombroso, con quale stavamo chiacchierando del suo documentario Viaggio nel cinema coreano. Leonardo, alla fine quando hai girato questo lavoro, comunque sei stato in Corea, com'è stata l'impressione anche della gente? Perché la gente poi come viene raccontata da questi grandi maestri? Guarda, allora ti dico, la mia esperienza è stata molto bella, bellissima, anzi l'incontro con i registi. Sai, loro sono dei personaggi che racchiudono parte della storia coreana, ma nello stesso tempo hanno una filosofia di vita bellissima, perciò anche oltre all'intervista, la chiacchierata al ristorante o a bere un tè, è stato molto bello perché ti insegnano delle cose che noi, non lo so, di filosofia orientale quasi, che noi ne sappiamo pochissimo, ma proprio filosofia di vita, anche per le diverse religioni che loro hanno, il diverso approccio con la vita, la società, la natura, insomma tutto questo è molto diverso da noi, è difficile captarlo perché è molto sottile, ecco questo. Ma guarda, questa notte Leonardo abbiamo parlato di potere, perché prima qui con noi c'era appunto il regista del Gioiellino, quindi una storia che parla della voglia di potere, non soltanto politico ma anche semplicemente economico, voglia di emergere, di costruire qualcosa, anche se poi in maniera relativamente poco lecita. Andrea Molaioli appunto ci raccontava di questi tratti del nostro paese che emergono anche nella storia raccontata in questo film, che altro non racconta se non la vicenda del crack Parmalat. Per certi versi, che tipo di situazione hai trovato in Corea anche rispetto alle istituzioni?
attenzione a ciò che si trova sopra di noi, ad una sorta di comportamento nella vita quotidiana, tanto sia innato quanto invece magari indotto da un certo tipo di responsabilità sociale. Calcoliamo in Asia c'è una grandissima responsabilità sociale e calcoliamo che anche il Sud Corea ha una grandissima potenza economica, soprattutto in Asia è una delle più sviluppate, essendo piccola con grandissime produzioni all'interno, loro hanno una grande potenza, calcolando solo la Samsung, la LG, sono delle compagnie che hanno dei poteri a livello mondiale enormi, e non calcolando anche alle macchine che fanno, e perciò c'è questa grande mira dal potere, come avete detto voi, cioè il potere di essere forti a livello economico, a livello mondiale, però nello stesso tempo loro si stanno accorgendo della perdita delle tradizioni, perché il potere distrugge quello che è stato nel passato, come sta facendo molto dell'Asia, e loro piano piano stanno ritornando un po' a riprendere queste tradizioni, ed è questo è bello, perché riesci a vedere come soprattutto le famiglie, soprattutto le persone incominciano a tener conto di questo, e questo si nota. Sì. Senti, invece, Leonardo, dal tuo punto di vista, qual è l'accoglienza del cinema coreano in Occidente? Viene visto come un cinema di nicchia i cui contenuti sono incomprensibili, talmente distanti da non essere neanche visti piacevolmente, oppure c'è si sta aprendo un varco per l'accoglienza di questa forma d'arte? Sì, questo discorso parte alla fine degli anni 90, perché nella fine degli anni 90 loro esplodono in tutta l'Asia e diventano quasi un modello, e poi a livello internazionale arrivano, vincono premi a Cannes, premi a Berlino, a Venezia, insomma nel campo internazionale loro hanno una grande risposta, però negli ultimi anni sono un po' calati, cioè all'incirca dal 2005-2006 questa grande ondata del cinema coreano è un po' calato. Allora, il discorso è che questo cinema coreano che arrivano solo dei pochi film, sono come delle meteore, arrivano e scompaiono. Perciò, allora, chi è nel mondo del cinema, chi è nel mondo dei festival, conosce il cinema coreano, ma diciamo il pubblico dei vari paesi conosce pochissimo, perché poi il problema è la distribuzione di questi film. Allora, da adesso, quest'anno, dopo mi sembra 5 anni, finalmente vengono distribuiti in Italia di nuovo 2 film. Ci sono adesso uno adesso che è Lin Chan-dong, che praticamente ha vinto a Cannes, ha vinto a Cannes il premio della giuria, che arriva con Poetry ed è distribuito in Italia. E poi arriva un altro film che è sempre stato a Cannes, in Samsung si chiama il regista, e il film è Housemaid ed è distribuito dalla Fandango. Perfetto, cioè, quindi Poetry e Housemaid noi ce lo segniamo, certo, Leonardo, sì. Anche perché sono indicazioni utili per andare poi a cercare quanto valga la pena di conoscere del cinema coreano. Sì. E noi ti ringraziamo per essere stato con noi Effetto Notte. Grazie. Leonardo, sei stato gentilissimo, continua così, perché noi ti ospiteremo con grandissimo piacere anche dei tuoi prossimi lavori. Leonardo Cinieri Lombroso, buonanotte, grazie a voi, buonanotte. E invece il cantante